L'Isola dei Famosi 2021 concorrenti. Ultimi rumors sul cast di Ilaria Blasi. L'Isola dei Famosi anticipazioni. Previsti Elisa Isuardi, Giles Rocca e Akash Kumar. Dopo il 1 marzo, quando avrà su fine il grande fratello VIP, partir, se l'Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilaria Blasi, cei torna in TV dopo una lunga pausa. Il settimanale Novo TV svela gli ultimi rumors sul cast dell'Isola dei Famosi in partenza a marzo. Si parla dai Giles Rocca, vincitore dai Ballando con le Stelle. Akash Kumar, modello e attore dai origini indiane, e infine niente meno che Elisa Isuardi, nata sa dai capire se il suo futuro sarà in Rai o a Mediaset. Quello che è certo, se c'è Ilaria Blasi vuole un cast da ascolti record anticipazioni Isola dei Famosi 2021. Luca Sferacchi, Giovanni Ciacci, Eleonora Giorgi nel cast. Si mormora dai Giles Rocca, Elisa Isuardi e Akash Kumar nel cast dell'Isola dei Famosi 2021, ma anche dai Lucas Ferrachi, ex cronista dai Uomini e del Non c'è fidanzato dai Mercedes Hanger, Giovanni Ciacci, volto dai Ogni Mattina, Non c'è opinionista dai Eleonora Giorgi, Gegia, Reo Gemma, Angela Melillo, la ex Miss Italia Carolina Stramare e Antonella Fiordelisi. Ma si parla anche dai Paul Gascoigne, dai Amedeo Goria opinionisti Isola dei Famosi, Iva Zanicchi confermata. Ilaria Blasi vuole Tommaso Zoris. Ci dai se Ilaria Blasi non voglia Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi e ci invece, come Novo TV, dai se lo voglia al fianco dello Gil, se confermata Iva Zanicchi. Peccato che su Tommaso Zorzi abbia Gil, se messo gli occhi Maria De Filippi per la versione VIP dai Uomini e Dan. Si mormora anche dai Elettra Lamborghini come opinionista anticipazioni Uomini e Dan, Soul Clico de Gol ha fatto la sua scelta. Si tratta dai Matteo Ranieri. Oggi 9 febbraio si è registrata una nuova puntata dai Uomini e Dan in cui è avvenuta inaspettatamente la scelta dai Soul Clico de Gol. Cei al contrario dai Davide Donadei, non aveva annunciato pubblicamente la sua volontà, se dai scegliere nella minanza. A lanciare la notizia della scelta è stato il vicolo della Neus, ce ha subito fatto sapere che la 18enne Milanese ha deciso dai passare il suo tempo con Matteo Ranieri e dunque dai scegliere lui. Lasciando nello sconforto Giorgio dai Bonaventura, il suo secondo corteggiatore. Stando alle prime anticipazioni, Sophie Codegoni si è presentata in studio con un elegantissimo vestito dorato adornato con pailettes, mentre i suoi due corteggiatori, Matteo Ranieri e Giorgio dai Bonaventura, si sono presentati con uno smoking.
În studio era no prezența anche Davide Donadei e Chiara Albai, cei sono stati ospiti della puntata.